Salve, sono Flaminia Fazzi e 25 anni fa ho fondato la prima società di coaching che è stata fondata in Italia. Sono stata anche la prima italiana a progettare e portare a certificazione internazionale al più alto livello un corso di formazione al coaching professionistico presso l'International Coaching Federation. Ho fatto molte cose da prioniera. Nel 2003, che il mercato del coaching si stava un po' comunicando sulla stampa, ho deciso di lanciare un programma di supporto alla cultura della genitorialità in azienda per curare la discriminazione che veniva fatta alle donne nelle aziende una volta che sceglievano di diventare mamme. E così è nato il programma Feed the Mom. Abbiamo lanciato sul mercato Feed the Mom, abbiamo organizzato un evento in Confindustria per coinvolgere tutte le imprese dall'alto e lanciato una campagna stampa molto importante che denunciava tutte le discriminazioni che venivano fatte alle donne in occasione della maternità, lanciando un mainstream che ha dato molta più forza alla nostra voce attraverso i media. E grazie a questo progetto e alle aziende che lo hanno adottato sono andata anche in televisione a comunicarlo. I nostri clienti sono sempre stati grandi aziende italiane, multinazionali, e abbiamo anche avuto altri progetti importanti, tipo siamo stati la prima azienda a fornire servizi di coaching individuali a un'agenzia delle Nazioni Unite. La mia azienda è certificata in qualità dal 2009 per una mia decisione, non perché il mercato ce lo chiedesse, e abbiamo 36 professionisti qualificati nel nostro sistema di qualità. E ci sono due collaboratrici che sono la mia squadra di supporto per tutti quanti i progetti. Una di loro collabora con me da 20 anni e l'altra da 6. Sono tutte e due donne madri e abbiamo adottato nel 2010 un modello di home working, smart working. Marzia, che lavora con me da 20 anni, nel 2015 mi ha comunicato che era incinta e allora per sua volontà aveva un contratto, diciamo, di collaborazione. E così l'ho assunta prima che le scadesse il contratto per dare una sicurezza nel periodo di maternità. Sono quello che si può definire una self-made woman. La mia famiglia è stata un po' particolare, ho cominciato a lavorare a 17 anni e a 25 sono uscita fuori di casa dei miei genitori e ho ricostruito la mia vita da capo. Un piano mio personale è quello di scrivere libri e pubblicare libri. E ne ho già pubblicati 3 e un quarto è in pubblicazione. Ma c'è un libro speciale al momento che è stato pubblicato nel 2022, l'edizione editata al femminile del mio libro La Perfetta Leadership Remastered, che si intitola La Perfetta Leadership Donna e che appunto quando si riferisce al leader, non è più al leader, ma alla leader, la buona leader, la perfetta. Per il futuro vedo tra 5 anni l'inizio di un progetto importante. Avrò trascorso 30 anni a formare adulti su quello che non hanno ricevuto come capacità, come sviluppo di capacità da piccoli. E quindi ho in progetto di creare un metodo didattico nuovo che possa far crescere nuovi leader di cui il mondo ha molto bisogno.